Allora, mi fa molto piacere avere qua oggi Massimo Di Felice, professore in Brasile. Un professore in Brasile che si è occupato di cittadinanza digitale e quindi ha scritto anche un libro sul netattivismo e su questo mi piaceva farvi qualche domanda per capire cosa vuol dire, secondo te Massimo, la cittadinanza digitale. Allora, buon pomeriggio a tutti, è un piacere stare qui. La cittadinanza digitale può essere intesa semplificando in due modi, o come l'estensione della storia della cittadinanza occidentale, europea, che nasce con la polis greca, passa per tante trasformazioni, arriva alle due grandi rivoluzioni moderne, la rivoluzione francese, l'illuminismo e la rivoluzione inglese, e quindi crea la Carta dei diritti dell'uomo, crea i parlamenti, il contratto sociale, e quindi la cittadinanza digitale può essere intesa come la continuazione di questo processo, oppure può essere intesa come la trasformazione delle forme di partecipazione e dell'idea stessa di cittadinanza. Io personalmente opto per la seconda, ossia la cittadinanza digitale non è soltanto una forma digitale di partecipazione alla democrazia. E per capire bene questa qualitativa trasformazione è necessario capire bene cosa significa oggi il processo di digitalizzazione. Le ultime generazioni di reti stanno mettendo in rete, quindi in connessione, non soltanto gli umani, ma, come è stato detto anche prima, attraverso il processo di diffusione di sensori, le biodiversità, le strade, gli oggetti, l'internet delle cose, i dati, le intelligenze non umane. La grande quantità di data emessa oggi da entità di ogni tipo creano delle forme di automatismo, di elaborazione di dati che possono essere definite delle nuove intelligenze che, insieme a quelle della biosfera, del clima e degli elementi non umani, costituiscono una nuova ecologia di interazione. Quindi noi stiamo passando da un'idea di cittadinanza dove gli individui decidono, dove abitano soltanto gli umani, come la polis greca o come i nostri parlamenti, a un tipo di cittadinanza ecologica all'interno del quale gli umani prendono decisioni in dialogo con i sensori, i robot, gli algoritmi, ma anche il clima, l'acqua, la biodiversità. Questo passaggio, per capire e per anche poter attuare in questa nuova forma di cittadinanza, noi non abbiamo una teoria sociale pronta, non abbiamo neanche forse una filosofia già pronta, però è questo che dobbiamo creare e quindi è in questa direzione che dobbiamo, a mio modo di vedere, intendere la cittadinanza digitale come la superazione dell'idea occidentale di democrazia che oggi si trova in crisi in ogni contesto e come l'inizio di una nuova forma di interazione, di partecipazione, che per la prima volta, in modo possiamo dire anche abbastanza ovvio, collochi gli umani come i membri di una comunità maggiore e quindi sostituisca all'idea parlamentare, rappresentativa, opinativa della democrazia, un'idea ecologica. È necessario sedersi oggi con il clima, è necessario oggi sedersi con le foreste, è necessario oggi sedersi con gli algoritmi per insieme decidere e prendere delle decisioni in forma sostenibile e più intelligente. Grazie. Beh, tu sei, da quanti anni sei in Brasile? 15 anni. 15 anni stai vivendo in Brasile, quindi ormai sei diventato praticamente brasiliano. In Brasile, tu mi hai raccontato di diversi tipi di civiltà che anche oggi esistono in mezzo alle foreste e che si organizzano in modi diversi. Anche loro stanno iniziando ad approcciare la tecnologia, nonostante possa sembrare un salto quantico per qualcuno che vive in una foresta, magari dentro una tenda o magari neanche quella, di approcciare la tecnologia per organizzarsi, è effettivamente qualcosa che sta succedendo, soprattutto per il raccordo tra le comunità stesse che sono distante
centinaia di chilometri l'una con l'altra, e quindi hanno visto con la rete, con la tecnologia in generale, un modo per iniziare a organizzarsi, a parlarsi, a dialogare, a confrontarsi anche col governo centrale. Ci vuoi raccontare qualcosa di questo? Sì, le mie ricerche sono state molto influenzate dal mio stare in Brasile, dal mio fare ricerche in Brasile, perché in Brasile ci sono delle civiltà, delle popolazioni ancora vive, resistenti, che non sono occidentali. Parlo delle popolazioni native, soprattutto delle popolazioni indigene. Sono circa 250 popoli che parlano lingue diverse e che sono oggi all'interno del Brasile, nella foresta amazzonica e in altre parti. Bene, questi popoli hanno delle parole diverse per nominare le cose, hanno delle forme diverse per prendere le decisioni e abitano un'ecologia diversa dalla nostra. Sono popolazioni che per lo più vivono in armonia all'interno delle foreste, utilizzano le materie prime delle foreste, ma allo stesso tempo le preservano, quindi vivono in un contesto di un'ecologia assolutamente orizzontale, e hanno sviluppato recentemente, come diceva Davide, dei processi di connessione alle reti, perché ci sono stati dei progetti di digitalizzazione, essendo popolazioni molto distanti dalle città, stanno utilizzando le reti per risolvere dei problemi, per fare attivismo, per difendere le loro terre e per creare, e hanno avuto la possibilità di creare un nuovo tipo di diplomazia. Ma quello che ci è sembrato, che noi stiamo studiando all'interno del mio centro di ricerca, come uno degli elementi più interessanti, è l'idea di società che queste popolazioni hanno. Io racconto sempre questo aneddoto. Anni fa andai a visitare una di queste etnie, che è l'etnia Crao, che sta all'interno del Brasile, e uno dei vecchi, degli anziani del villaggio, stavo dialogando con lui e gli feci questa domanda: chi abita nel tuo villaggio? Ossia, tradotta in termini sociologici, è come è formata la tua società, no? Chi abita nel tuo villaggio? E lui ha iniziato un elenco lunghissimo, ha iniziato a dirmi: ecco, abitiamo noi gli uomini, poi ci sono le donne, i bambini, gli anziani, poi ci sono i nostri morti, ci sono gli spiriti, c'è il fiume, ci sono gli alberi, ci sono i serpenti, ci sono gli uccelli, e un elenco che non finiva più. Ecco, questa idea di sociale è un'idea di società molto simile a quella dei sensori, a quella dell'internet delle cose. Ossia, è un'idea di una società molto più complessa dell'idea che Durkheim o Max Weber, i nostri teorici della sociologia, hanno sviluppato di società, riducendola soltanto agli umani. Quindi credo che noi abbiamo in questo momento, in quanto Occidente, in quanto Europa, in quanto Italia, la possibilità di teorizzare e di innovare l'idea di cittadinanza, innovando anche l'idea di democrazia, ossia ripensando a un'idea di interazione che coinvolga anche i non umani. E questo ci viene come un'urgenza anche dalla scienza. Pensiamo alla teoria di Gaia, di Lovelock, ossia noi sappiamo oggi che stiamo mettendo in discussione la possibilità di vita delle prossime generazioni, perché abbiamo considerato tutto quello che non era umano, tutto quello che non era politico, oggetto, ossia i fiumi, le foreste, eccetera. E questo sta portando il problema dell'alterazione del clima e quindi il problema delle certificazioni e tutto quello che sappiamo. Adesso, il problema della democrazia è che non ha pensato a un'interazione e a un'idea di ecologia che inserisca i non umani. Nella polis greca ci sono soltanto gli umani, nei nostri parlamenti ci sono soltanto gli umani. Ecco, l'importanza delle piattaforme come la piattaforma Rousseau o l'importanza degli eventi che l'ONU organizza ogni anno per i cambiamenti climatici, le varie COP, sono già queste ecologie dove al lato degli umani si siedono gli algoritmi, si siedono le foreste, si siedono il clima, le acque, e insieme si cerca un tipo di contratto, di formare un tipo di contratto che è completamente diverso dal contratto sociale illuminista. Perché noi dobbiamo cominciare a pensare e dobbiamo cominciare a attuare, perché è l'unica forma per poter non soltanto avere la possibilità che le nostre generazioni, le generazioni future, incontrino sulla Terra condizioni di vita, ma anche perché è il modo migliore per continuare la nostra tradizione. E come sempre avviene nel caso della tradizione, il modo migliore per continuarla è cambiarla.
Grazie. Beh, un tema che dobbiamo affrontare prima di arrivare a far partecipare le nostre foreste, i fiumi, eccetera, alle scelte politiche che noi facciamo, e riuscire a far partecipare le persone. E oggi non siamo ancora arrivati a questo. In molti casi diventa una cosa strana, almeno in Italia, far scegliere i propri rappresentanti all'interno di un partito, un movimento, tant'è che spesso ci sono solo le comunarie, parlamentarie, regionarie all'interno di una delle forze politiche presenti in Italia. Tuttavia sta succedendo un po' in tutto il mondo questa tendenza. Io vedo una certa reticenza da parte dell'intelligenza del momento nel dire queste scelte appartengono a noi, due persone che si chiudono in una stanza e scelgono una lista di parlamentari, un programma, un qualcosa che invece con il Movimento 5 Stelle, con Rousseau abbiamo aperto a tutti i partecipanti per partecipare con oltre 2 milioni di voti sul programma, in un percorso di oltre un anno e mezzo di decisioni su questo programma, con tutte le scelte sui parlamentari che oggi siedono tra i banchi del Parlamento, ma siedono anche tra i banchi del governo. Mi ha colpito parecchio una storia che citi nel tuo libro di Platone. Perché il problema dell'intelligenza che si arrabbia per l'accessione di potere alle persone, ai cittadini, nella decisione delle scelte, è qualcosa che viene da tanto tempo fa. Ci racconti questa storia del teatro di Siracusa che ha sconvolto Platone, tant'è che si incazzò parecchio a suo tempo? Eh sì, la storia alla quale ti riferisci è una storia molto famosa. Nel V secolo prima di Cristo a Siracusa, nel teatro di Siracusa, si facevano le famose siracusane, che erano queste rappresentazioni teatrali nella primavera, che succedevano tra maggio e giugno, e che all'interno dei quali si era istituita una specie di gara, di competizione, e dove per la prima volta il pubblico che partecipava poteva per alzata di mano eleggere il vincitore. Ecco, Platone scrive una lettera contro questo, contro questa abitudine che lui definisce la peggior minaccia di Atene e delle città greche, che era il rischio di far decidere al popolo ciò che era arte e ciò che non era. E lui chiama questa minaccia teatrocrazia. Ecco, noi ritroviamo lo stesso identico atteggiamento in epoche diverse. Pensiamo a quello che successe subito dopo l'invenzione da parte di Gutenberg della stampa. La Chiesa Cattolica voleva proibire e bruciava in piazza i libri, quei libri che erano scritti dalla popolazione e che non erano considerati libri morali. Quindi ancora una volta l'intelligenza che aveva in mano le università, che aveva in mano le biblioteche, vedeva di malocchio che la popolazione potesse appropriarsi di questo, ma lo ritroviamo anche con Ortega e Gasset, con Levisco, altri autori che nell'epoca moderna vedono l'avanzata dei barbari, la società di massa che crea una grande quantità di informazioni distribuita al pubblico, il pubblico che partecipa ai fenomeni culturali, agli spettacoli in massa, è vista da molti autori all'inizio, tra le due guerre mondiali e dopo la seconda guerra mondiale, pensiamo anche a Adorno, come l'inizio di una nuova barbarie. Ecco, periodicamente questo risuccede e oggi lo rivediamo con gli intellettuali che pensano che le reti digitali siano una nuova barbarie, che permettono, per il fatto di permettere a chiunque di poter dare un'opinione, di poter intervenire, di poter dare il proprio messaggio. Io credo che ovviamente, come storicamente è rilevato, la classe intellettuale è sempre una classe conservatrice. Quindi io credo che il mondo, nei momenti di cambiamento, esistono due posizioni possibili principali, semplificando molto: quelle che tendono a conservare il passato, quindi sono posizioni conservatrici, e quelle che al contrario, con tutti i dubbi, con tutte le paure, si aprono a camminare
a trovare delle nuove parole, delle nuove definizioni e accettare la sfida che in quel momento la storia ci propone. Bene, ti ringrazio molto di essere stato qui con noi oggi e invito tutti a leggere il libro di Massimo Di Felice, Nettativismo, che racconta un po' tutte queste storie di come nella storia le persone sono interfacciate con la comunità. Quindi grazie mille e vi ricordo, adesso ricomporremo questa tabella dei diritti di cittadinanza digitale e vi chiedo a tutti voi di prendere una penna, un post-it, di scrivere gli strumenti che voi conoscete, che ci sono disponibili in giro per il mondo per utilizzare, per sfruttare questi diritti di cittadinanza digitale e appiccicarli sul tabellone. Poi alla fine di questi due giorni raccoglieremo tutti questi spunti e cerchiamo di fare una mappa più completa da distribuire a tutti.